5 del 22 10 71 e 4 5 7 del 5 8 78. La parola quindi all'architetto Tommasini. Sì, buonasera a tutti. Come ogni anno ci troviamo nel Consiglio del Bilancio ad approvare anche questa delibera che riguarda appunto la verifica della quantità delle aree edificabili. Secondo la previsione del testo unico degli enti locali, infatti diciamo, le amministrazioni devono fare annualmente questa ricognizione, una ricognizione che riguarda appunto le aree da destinarsi ad edilizia residenziale e sociale in base tuttavia delle normative che diciamo sono in parte vigenti, perché tutte le norme citate sono vigenti e in porzioni sono state abrogate o sostituite o comunque integrate, perché adesso diciamo, le norme per l'edilizia residenziale e sociale ricadono all'interno delle normative urbanistiche standard, mentre quegli anni, tra gli anni 60 e gli anni 70, furono fatte proprio delle norme specifiche invece per, visto il notevole aumento della popolazione, normative specifiche per edilizia residenziale sociale. Quindi nell'ambito della nostra pianificazione urbanistica queste non esistono aree perimetrate ai sensi di queste vecchie normative tuttora vigenti perché vengono soddisfatte le aree residenziali in base alle normative, diciamo, alla legge urbanistica, la 20 del 2000, e quindi sono state riportate come tutte gli anni le superfici, le quantità di aree edificabili ERS che sono nei vari piani urbanistici attuativi che sono dentro la strumentazione urbanistica comunale e quindi vengono riportate come tutti gli anni gli ambiti di riqualificazione di Bell'Italia, di Crociale, di Torre Oche, di Via Vespucci, Fogliano, i nuovi ambiti di Pozza, Zincolo Nove Estense, di Maranello Est, della Fondazione Obici, di Via Nicchio e di Gorzano. E quindi si dà atto che non esistono aree fabbricabili, scusate, fabbricate ai sensi di quelle normative, sebbene venga comunque soddisfatto la percentuale di edilizia residenziale sociale richiesta dalle attuali normative vigenti in materia urbanistica. È diciamo una delibera molto tecnica, ecco, da questo punto di vista. Grazie. Grazie architetto, se ci sono delle osservazioni su questo punto. Non sembra vi siano osservazioni sul primo punto all'ordine del giorno. Per quanto riguarda i punti 2 e 3, anche su segnalazione della dottoressa Venturelli, per una presentazione più organica dei punti, proporrei, ovviamente se i commissari sono d'accordo, la discussione congiunta dei punti 2 e 3, che sono appunto il bilancio di previsione 22-24 e la nota di aggiornamento al DUP, sempre 2022-2024. Sono due comunque argomenti strettamente collegati, quindi ha una sua logica questa richiesta per poter appunto fare un discorso pienamente organico ed esaustivo. Se non ci sono osservazioni su questa cosa, partiamo con la discussione appunto dei punti congiunti 2 e 3. Dovrebbe iniziare, penso che parta il sindaco con la presentazione dei punti. L'introduzione lo farà il dirigente Monica Venturelli, poi subentro. Ok. Sì, abbiamo preparato delle slide per presentare sia il bilancio che la nota di aggiornamento al DUP che poi illustreranno il sindaco e l'assessore Ferrari, l'assessore ai lavori pubblici. Io vi ricordo solo un attimo il percorso per collocarci appunto nel processo di formazione e di approvazione del bilancio. Quindi la Giunta ha approvato lo schema di bilancio e lo schema di nota di aggiornamento al DUP il 15 di novembre, così come prevedono le norme. Il 16 di novembre la documentazione è stata inviata ai consiglieri comunali via mail, quindi insomma disponete del bilancio, della nota integrativa e della nota di aggiornamento al DUP in versione in file. La nota integrativa è un documento
di dettaglio, di analisi di dettaglio, diciamo, del bilancio, e quindi su quella potete trovare delle informazioni anche di approfondimento rispetto alle slide che vi illustreremo questa sera. La nota aggiornamento al DUP, invece, è appunto l'aggiornamento del DUP che abbiamo già presentato e approvato in Consiglio Comunale nel mese di settembre, quindi insomma ne conoscete già la struttura, è sostanzialmente in linea con il DUP, salvo che per tutta la parte di tipo finanziario, perché adesso la nota aggiornamento al DUP contiene sia per la parte corrente che per la parte investimenti i dati del bilancio che andiamo ad approvare. Questa appunto è la prima commissione. È congiunta con la commissione bilancio e tecnica, perché ci sarà appunto un approfondimento anche sulle opere pubbliche. Avremo sicuramente un'altra commissione, diciamo, come facciamo di solito tutti gli anni, che sarà indicativamente, adesso come data l'abbiamo ipotizzata, poi insomma vediamo, ma dovrebbe essere il 14 di dicembre, in cui a fronte di questa presentazione si potranno fare degli approfondimenti su degli aspetti di interesse dei consiglieri e verrà anche presentato il budget della Maranello Patrimonio, che è sempre una delibera che dovrà essere approvata contestualmente all'approvazione del bilancio del comune. Per poter diciamo, definire l'iter temporale del bilancio, abbiamo dovuto ipotizzare una data di approvazione, lasciando poi alla conferenza Capigruppo la decisione, insomma, in merito alla data d'approvazione del bilancio, perché serve questa data per definire il termine per la presentazione degli emendamenti. Quindi, ipotizzando un'approvazione in Consiglio Comunale il 21 dicembre, il termine per gli emendamenti è l'11 dicembre. Quindi, insomma, siamo al 30 novembre, quindi, insomma, ci sono i tempi per poter fare degli approfondimenti affinché i gruppi consigliari possano eventualmente presentare emendamenti. Era giusto una premessa di iter e di percorso. Adesso inizio a presentare le slide e lascio la parola al sindaco. Allora. Grazie, dottoressa Venturelli, che adesso condividerà le slide che vi illustriamo. Si vedono? No. Ecco. Non si vedono. Aspetta, condividi. Adesso tengo acceso l'audio così magari riusciamo a parlarci. Nascondi. Ok, vai come presentazioni, modalità Niente. presentazione. Ok, perfetto. A posto. Ok, allora, un attimo solo. Molto bene. Ci siamo, avanti, possiamo partire. Allora, con la prima slide, partiamo con il quadro della finanza pubblica locale per capire, per contestualizzare l'azione di approvazione entro il 31 dicembre. Siamo in una situazione di incertezza, come potete immaginare, dopo vedremo meglio per quali ragioni, ma l'obiettivo è di chiudere comunque l'operazione che porta all'approvazione del bilancio entro la fine dell'anno, bilancio preventivo, in modo da non avere delle difficoltà ed essere completamente pienamente operativi nell'impiego delle risorse fin da subito, il prossimo anno, perché come sapete la non approvazione del bilancio entro il 31-12 comporta un esercizio provvisorio nei primi mesi dell'anno 21 fino a che non si arriva appunto all'azione di approvazione. Quindi, prossima slide. Gli aspetti critici che vi dicevo prima è sapere se ci sarà e fino a quando, immaginiamo di sì, visto l'andamento dei contagi, della situazione, la proroga dello stato d'emergenza e se ci saranno anche altri interventi straordinari. C'è una notevole incertezza sull'autonomia finanziaria perché la legge sulla delega fiscale, che è allo studio nelle varie fasi dell'iter di approvazione, insomma, potrebbe portare a variazioni relativamente all'autonomia delle amministrazioni comunali. Per cui, insomma, anche questo è un elemento che ci dà alcune incertezze che come dire, complicano il quadro complessivo.
E poi c'è tutto il tema della perequazione del fondo di solidarietà comunale, che anche questo insomma ci dà delle incertezze, perché ecco, tornando ad esempio all'incertezza dell'autonomia finanziaria, c'è al momento sul tema dell'IMU siamo di fronte a delle dichiarazioni di principio nelle quali si prevede una revisione dell'attuale riparto tra Stato e Comuni del gettito, soprattutto sugli immobili D. È una cosa che a noi chiaramente farebbe molto comodo se ci fosse questa possibilità, perché darebbe al Comune, soprattutto nel nostro caso, visto che abbiamo molti immobili di queste caratteristiche, insomma, avrebbe una redistribuzione di risorse che potrebbe essere a nostro vantaggio. E invece sull'addizionale c'è una clausola di salvaguardia relativamente, in base alla quale, insomma, i limiti alla manovrabilità del meccanismo nuovo che introdurrebbero, questi limiti dovrebbero essere di fatto calibrati sull'esigenza di garantire ai comuni un gettito che corrisponde a quello attualmente generato, con il rischio che però la perequazione che viene assegnata non sia totale, quindi ci siano dei problemi relativamente alla possibilità di avere tutte le risorse che adesso costituiscono il gettito complessivo dell'addizionale. Con i numeri, questo è il quadro riepilogativo del bilancio, come vedete, evidenzia le macro grandezze della programmazione finanziaria del Comune. La parte corrente ha un valore di circa 23,2 milioni, 23 milioni 253 mila. Le entrate correnti che si prevede di realizzare ammontano a 22,5 milioni e insieme a tutte le altre somme che rilevano in qualche modo ai fini degli equilibri, cioè gli oneri di urbanizzazione, il fondo pluriennale vincolato, eccetera, concorrono al finanziamento delle spese corrente, che è di 22 milioni, e delle spese per rimborso prestiti di 1,2 milioni. La parte in conto capitale ammonta a 7,6 milioni, poi vedremo dopo il dettaglio nelle slide successive, al netto delle partite di giro e dell'anticipazione, il totale è di circa 30,8 milioni di euro. Nel triennio 22-23 una quota delle sanzioni per le violazioni del codice della strada, pari a euro 75.000, è stata destinata al finanziamento delle manutenzioni ordinarie del patrimonio comunale, che rientra nelle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, che è prevista poi dalle norme. E come sapete, nella legge dal 2018, mi pare, la legge 232, prevede che la possibilità, la destinazione, scusate, esclusiva, non possibile, esclusiva e senza vincoli temporali dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni in materia edilizia a diversi interventi, tra cui la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Avanti. Le politiche di bilancio 2022-2024, le previsioni 22-24 ipotizzano una ripresa economica. Questo è uno degli assunti che abbiamo preso quando abbiamo deciso di elaborare il bilancio. E anche nel documento di economia e finanza approvato dal governo, anche qui si ipotizza una ripresa economica e quindi una conseguente anche ripresa delle entrate collegate al reddito, agli immobili e al turismo, oltre che delle entrate extra tributarie e l'ipotesi anche del regolare funzionamento dei servizi. Cioè il trend che sembrava, poi adesso i dati di questi giorni purtroppo non aiutano a mantenere questo ottimismo, ma il trend sembrava essere quello di un ritorno a una situazione di non solo di equilibrio, ma anche di crescita. Sul versante della spesa sono state previste le risorse necessarie per erogare i servizi in sicurezza secondo le modalità dei protocolli vigenti, per cui i costi dei servizi risentono ancora delle modalità che comportano oneri maggiori rispetto alla situazione pre-2019 per costi. E sempre, scusate che mi è scappata la slide, eccolo, per le politiche, sempre sul tema politiche di bilancio, le politiche tributarie
Un tema che riusciamo a prevedere ancora nel bilancio dei prossimi anni è l'invarianza delle aliquote dell'IMU, dell'addizionale IRPEF e dell'imposta di soggiorno. È un'informazione, è un obiettivo importante perché insomma, ci dà insomma, al cittadino un segnale, credo, di grande importanza. Lì, soprattutto l'IMU e l'imposta di soggiorno sono invariate dal 2012, quindi è un trend che prosegue, così come quello dell'addizionale IRPEF, che non varia dal 2015. È un po' diverso il discorso per la Tari, perché, come sapete, il metodo tariffario dei rifiuti, quello che si chiama MTR, che è stato introdotto assieme a tutta la modalità nuova con ARERA, eccetera, fissa i criteri di rilevazione dei costi del servizio dei rifiuti, che vanno inclusi nel PEF, prendendo come base i costi efficienti dell'ultimo consuntivo disponibile. Ha delle regole, dei meccanismi puntuali di conguaglio per esercizi conclusi. L'ARERA di recentemente ha apportato ulteriori modifiche al metodo tariffario che entreranno in vigore dal 2022. Sempre sul tema politiche tributarie, vengono ripristinate le agevolazioni tributarie come erano prima del Covid, ad eccezione della verifica delle. Cioè, scusate, fatta salva, cioè, questo avviene, cioè metteremo. Torneremo alla situazione pre-Covid, a meno che non ci siano effettive esigenze di sostegno alle famiglie e alle attività produttive che si dovessero rendere necessarie se la pandemia dovesse proseguire. Verranno potenziate le attività di controllo in materia tributaria con l'obiettivo di salvaguardare l'equità del prelievo e anche nel contempo di dare al contribuente la possibilità di aderire anche agli istituti che sono stati costituiti proprio per agevolarli, no? Come il ravvedimento operoso e il piano di rateizzo, cioè per agevolare la regolarizzazione delle posizioni ancora critiche. Quindi non ci sono particolari agevolazioni tariffarie, se necessarie potranno ovviamente essere Grazie. strumenti statali del 22 Sono, dell'anno. ho soltanto guardato, mi ha visto. Perfetto. Il microfono aperto, scusate. Monica, forse è il tuo? Poi. Sì, ho detto ai vigili che ci pensiamo noi a chiudere. Ah, ok. Sei uscita, ti sono uscita. Eccolo. Veniamo nel dettaglio al titolo 1 delle entrate correnti. Rispetto all'esercizio 2021 c'è un incremento, vedete, del 3,62%. Considerate le minori entrate del 2021 a causa della pandemia. L'analisi storica del trend delle entrate diventa quindi meno significativo visto il carattere eccezionale del 20 e del 21, cioè è difficile pensare di serie storica di fronte a un elemento perturbatore come è stato quello della pandemia. Il fatto di voler approvare il bilancio al 31-12, come è giusto che sia, però non ci consente di prevedere gli eventuali ristori straordinari che potranno essere contenuti nei prossimi provvedimenti governativi, proprio su questo tema. Questi ristori, se dovessero esserci, possono poi essere iscritti a bilancio nel corso dell'anno a compensazione delle eventuali minori entrate o delle maggiori spese che potrebbero derivare dal perdurare della pandemia. Per cui le tappe che durante l'anno sono a disposizione per intervenire sul bilancio saranno le occasioni nelle quali noi adotteremo questi correttivi nel caso diventassero necessari. Passando all'IMU, invece, le previsioni dell'IMU sono state determinate considerando le aliquote, dicevamo, invariate nel triennio 22-24, compatibilmente con i vincoli della finanza pubblica. Il trend delle riscossioni della prima rata 2021 all'ordine delle esenzioni disposte dalle norme per il 2021 a favore delle categorie economiche che hanno risentito di più della pandemia, come il turismo, i pubblici esercizi e i soggetti che hanno partita IVA con i requisiti per beneficiare del contributo a fondo perduto previsto dal decreto ristori che sono rimesso. L'unica esenzione che al momento è estesa anche al 2022 è quella degli immobili per lo spettacolo, che è proprio l'unica che è stata esplicitamente prevista nei documenti recenti che ci sono pervenuti. Si prevede un potenziamento, lo vedete dalle cifre, delle attività di recupero con una previsione di aumento delle rateizzi dell'IMU, anche in considerazione della ripartenza dal mese di ottobre della riscossione coattiva, che
che era stata forzatamente, insomma, sospesa da aprile dello scorso anno. Quindi oggettivamente, insomma, si riattiva una procedura che ha la finalità proprio di recuperare delle risorse non versate, per cui immaginiamo contestualmente un incremento delle cifre. Poi c'è la famosa slide che riguarda, che tanto, insomma, ci fa preoccupare, ci fa arrabbiare, perché vediamo che in realtà servono poi anche quelli, però insomma sono il 50% delle risorse versate nelle casse comunali per l'IMU viene incassata di fatto dallo Stato. Prima, quando parlavamo delle incertezze, no? della normativa, cioè della possibilità che la finanza locale sia oggetto di modifica, ecco, una delle modifiche potrebbe riguardare anche il 50% che è appannaggio dello Stato, che potrebbe forse rimanere ai comuni, ovviamente in cambio di qualcosa che verrà definito, però insomma c'è all'orizzonte una possibile, un possibile ritocco a questo aspetto. Sul tema della Tari, se vedete, è in riduzione rispetto al 2019, in quanto l'MTR prevede che il fondo crediti di esigibilità rientri tra i costi solo per l'80%, mentre prima era il 100%. Cioè questa modifica nella previsione fa sì che una parte il 20% che dicevamo prima sia a carico del bilancio dell'ente, quindi c'è un effetto, insomma, negativo sul bilancio che è dovuto a questo tipo di situazione di previsione normativa. Il maggiore nel 2022, quindi c'è un previsto di incremento Tari, ma è dovuto al conguaglio PEF di 2020. Nel 2021 abbiamo applicato le stesse tariffe del 19, che però hanno comportato un gettito maggiore dei costi effettivi del PEF 2020 per aumenti di base imponibile. Quindi di fatto questo maggiore gettito è stato portato in riduzione del PEF del 2021. Quindi questo, con la prossima abbiamo messo la serie storica di quello che è successo alle aliquote della Tari. Nel 14, lo vedete, 14 invariata, 15 invariata, nel 16 una riduzione, per arrivare fino alla situazione in previsione per il bilancio. Per l'anno 2022 anche bisogna considerare che le tariffe della Tari potrebbero subire delle variazioni anche alla richiesta di fuoriuscita del servizio delle utenze non domestiche. La norma infatti prevede la possibilità che chi ne fa richiesta sia esentato dalla quota variabile della tariffa e paghi soltanto la quota fissa, legata appunto ai servizi di spazzamento, alla copertura di quei costi, e provvede autonomamente, attraverso delle modalità definite chiaramente, allo smaltimento. Per cui anche il numero di aziende che faranno questa scelta inciderà nel valore complessivo e quindi avrà ripercussioni sulla Tari. Vediamo ora altre voci di entrata: l'addizionale IRPEF comunale e l'imposta di soggiorno. Allora, l'addizionale, il 2020 è stato speciale, ahimè, per tante cose e ha avuto un impatto evidente anche sui redditi, per i motivi che sappiamo benissimo, ahimè. Quindi c'è stata una contrazione anche dell'addizionale che ai redditi è legata. Nel 2022 invece si ipotizza un recupero, lo dicevamo in premessa, che comunque sarà oggetto di monitoraggio, perché noi riteniamo che la situazione delle imprese che stanno effettivamente andando in molti settori che abbiamo in città molto bene, l'automotive, la ceramica, ci sono dei settori forti, quindi è probabile che l'aumento che ipotizziamo non sia peregrino, ma sia effettivamente, anzi, quasi sottodimensionato. Per quanto riguarda invece l'imposta di soggiorno, la previsione di entrata 22-24 invece è stata calcolata ipotizzando anche qui una ripresa delle presenze turistiche. È chiaro che la cronaca di ogni giorno ci fa dire che già quando abbiamo scritto questa previsione una minaccia esiste. Poi, di nuovo, l'abbiamo detto già, ma lo ribadisco, c'è la volontà di ritornare sui conti non appena ce n'è la possibilità o la necessità, e immaginiamo che succeda la stessa cosa che è successa nel 2021 di fronte a un evento perturbatore così imponente che porta a una variazione del gettito, cioè che lo Stato ristora con appositi fondi le somme che, scusate che ho uno spegnimento automatico che vorrei evitare,
ok, ecco, scusate, che lo Stato ristori le somme che poi non sono state incassate dai comuni. Per quanto riguarda invece il Fondo di Solidarietà Comunale, insomma, era in, a causa del meccanismo della perequazione, era in continuo calo, perché sottrae risorse, l'FSC, scusate, il Fondo di Solidarietà Comunale, sottrae di fatto risorse ai comuni con maggiore capacità fiscale teoriche per distribuirli ai comuni meno dotati. È un meccanismo di solidarietà orizzontale che a volte ha degli elementi di criticità, perché premia, scusate, perché penalizza i comuni più virtuosi a danno di quelli che lo sono di meno. Negli ultimi 8 anni l'FSC di Maranello si è ridotto di 1,38 milioni, cioè 172 mila euro all'anno. I comuni però hanno richiesto di rivedere il meccanismo che ha portato a costituire il Fondo di Solidarietà Comunale, prevedendo possibilmente una perequazione verticale, cioè dallo Stato ai comuni, e per calmierare gli effetti iniqui della perequazione orizzontale. Cioè il meccanismo, seppur animato delle migliori intenzioni, no? Quelli di ridistribuire in maniera orizzontale tra comuni più virtuosi e comuni meno virtuosi, o comunque con maggiore capacità fiscale, diciamo meglio, e con meno capacità fiscale, ha però delle ripercussioni negative che davvero arrivano a penalizzare quelli che hanno un certo tipo di servizio, un certo tipo di appunto capacità fiscale. E non è giusto, quindi si introduce un elemento di iniquità che i comuni hanno chiesto di affrontare. Dal 2021 sono state attribuite ai comuni, a valere sul Fondo di Solidarietà Comunale, delle somme aggiuntive per sviluppare dei servizi sociali, per restituire il taglio della spending review e per gli effetti correttivi della perequazione, e che hanno consentito quindi al nostro ente di compensare in questa annualità il taglio della perequazione. Queste risorse aggiuntive che sono arrivate sono state finanziate con quote crescenti nel bilancio dello Stato per gli anni futuri. Quindi si ipotizza un'invarianza del Fondo Solidarietà Comunale nel triennio. Cioè normalmente è una somma che avreste dovuto vedere in continuo calo, mentre invece proprio per rispondere a questa esigenza sono state previste delle somme a livello nazionale crescenti, e quindi che dovrebbero compensare la parabola calante invece del meccanismo dell'FSC lasciato a se stesso. Comunque, a normativa vigente, il Fondo di Solidarietà Comunale del Comune di Maranello, sulla base delle elaborazioni che ha predisposto l'assessorato al bilancio della Regione Emilia-Romagna, presenta un trend di riduzione nel medio periodo, dal 2025-2030, che mette a rischio la tenuta del sistema dei servizi pubblici locali. Quindi è indispensabile, e lo riteniamo, siamo d'accordo con anche gli altri comuni, anche ci sono alcune azioni anche attraverso l'ANCI, per un intervento normativo che ridisegni la perequazione e prevede un intervento statale con fondi propri, quindi che non lasci alla sola solidarietà orizzontale il compito di ridurre le diseguaglianze. Chiedo scusa, ma non è. Veniamo invece a un altro titolo della parte delle entrate del bilancio, in conto capitale, che sono i finanziamenti di terzi. Si prevede che il Comune di Maranello, l'amministrazione comunale, attinga a risorse esterne di terzi attraverso la partecipazione a bandi regionali, statali, europei e di istituzioni private, anche per acquisire dei contributi, cioè per acquisire dei contributi a finanziare progetti. Tutto il tema del PNRR va chiaramente in questa parte, anche perché il PNRR avrà diverse modalità di spiegamento sul territorio, attraverso bandi, quindi attraverso anche meccanismi già esistenti della regione e di altri enti, a volte anche direttamente ai ministeri, però insomma lo strumento del bando sarà quello più utilizzato. Poi si porterà avanti una ricerca di sponsor per finanziare le spese, in particolare per le funzioni non essenziali, e si promuoveranno donazioni da parte di imprese e di altri soggetti privati del territorio per sostenere i progetti legati all'emergenza Covid-19 o comunque in ambito sociale, educativo, scolastico, sanitario e sportivo. Cioè, l'idea di coinvolgere la cittadinanza e le imprese ha dato importanti soddisfazioni e ha mostrato che c'è questa possibilità e questa disponibilità.
Il titolo 2, sempre di trasferimenti correnti, contiene gli stanziamenti relativi ai trasferimenti e riporta per l'esercizio 2022 una previsione complessiva di 887.000, come vedete. In forte riduzione rispetto al 2020-21 a causa dei contributi straordinari che erano stati assegnati agli enti locali e al momento, come abbiamo già detto, non siamo in condizione di prevedere il mantenimento di queste e la conferma di questi trasferimenti, pertanto non li possiamo prevedere e non li abbiamo previsti. Sulle tariffe, politiche tariffarie, sulle altre entrate, allora, per i servizi prevediamo l'invarianza delle rette, una riduzione delle rette nei nidi di infanzia per il contributo della regione tutti al nido, la conferma delle agevolazioni tariffarie che già esistono e un'eventuale valutazione di nuove in relazione ai cambiamenti socio-economici dell'utenza, il potenziamento delle attività di controllo delle violazioni del codice della strada, questo chiaramente serve per tutelare la sicurezza dei cittadini. Abbiamo recentemente introdotto un nuovo rilevatore di velocità a compimento di un'azione che dura da tanto tempo di dialogo e confronto con i residenti che segnalavano una situazione di gravissima pericolosità e una difficoltà normativa che sembrava non concedere la possibilità di, anzi, non sembrava che non concedeva la possibilità di installarlo. Non appena vagliata la norma, abbiamo fatto domanda in prefettura per mettere su un sistema che disincentivasse la velocità eccessiva. Poi abbiamo potenziato, cioè prevediamo il potenziamento delle attività di recupero tributi, ma che prevedono anche delle sanzioni. Quindi, se nell'altro campo del bilancio c'erano i tributi, qua c'è la parte che invece riguarda il pezzo della sanzione. Sulle entrate extratributarie, che sono i proventi derivanti, ormai sono in difficoltà con la voce, chiedo scusa. Per quanto riguarda i proventi derivanti dalla vendita dei beni e dei servizi, della gestione dei beni, la previsione di entrata dell'esercizio 2022 è di 3,9 milioni di euro e rispetto all'esercizio 21 ha un aumento del 7,36%, determinato prevalentemente dai servizi scolastici che invece erano stati sospesi nel 21. I proventi dall'attività di controllo, che sono le sanzioni del codice della strada, le violazioni dei regolamenti, le sanzioni dei tributi, per il triennio 22-24 si stima un incremento a causa appunto sia dell'installazione del nuovo rilevatore di velocità, sia per le sanzioni tributarie e per le riprese dell'attività di riscossione dei tributi. Per compensare il rischio delle somme non esigibili è stato previsto il fondo crediti di dubbia esigibilità. Invece per i rimborsi per le altre entrate correnti, insomma, ci sono tutta una serie di voci, la previsione dell'esercizio 2022 è di 1,309 milioni di euro. Poi, la copertura dei costi dei servizi a domanda individuale rimane nel suo complesso invariata rispetto alle previsioni dello scorso anno ed è intorno al 55%. Il dato del 2020 invece risente della forte contrazione dei costi a causa della sospensione dei servizi educativi. Quindi, questa è una questione algebrica, insomma, che ha comportato una contrazione, una variazione imponente. Veniamo alle politiche per il finanziamento delle opere pubbliche. Anche qua partecipare a bandi regionali, statali, europei o di istituzioni private per acquisire i contributi per finanziare opere pubbliche e anche qui il PNRR, perché alcune opere pubbliche sono finanziabili attraverso le 7 linee, le 6-7 linee del PNRR. Poi si prevede di proseguire con la valorizzazione e la dismissione del patrimonio immobiliare non utilizzato per finanziare nuove opere pubbliche e ricorrere, ma in maniera limitata, appunto contenuta, alla vendita delle azioni ERA per finanziare i progetti strategici e secondo le regole contenute nel patto di sindacato per i trasferimenti azionari che è stato stipulato tra i soci pubblici di ERA e vale fino al 2024.
Continuiamo a esaminare la parte in conto capitale che siamo passati, mentre prima stavamo esaminando quella in conto esercizio, scusate, ho sbagliato, in conto di opere pubbliche, scusate, ecco, mi sono confuso. Sempre sul tema del finanziamento delle opere pubbliche, proseguiamo nell'azione di contenimento dell'indebitamento facendo ricorso a nuovi debiti solo per la realizzazione del Parco dello Sport, che è un progetto strategico prioritario per la collettività. L'obiettivo è di non incrementare il debito residuo nel triennio di riferimento del bilancio. Vediamo ora le entrate in conto capitale. Le opere pubbliche previste nel triennio sono in prevalenza finanziate con i contributi di soggetti terzi e da autofinanziamento come oneri e alienazioni patrimoniali e finanziarie. Il nuovo mutuo per il 22, l'unico previsto, è quello di 600.000 euro per finanziare una quota parte del terzo stralcio del Parco dello Sport. Sugli oneri di urbanizzazione, invece, si prevede un incremento degli oneri nel triennio che viene collegato allo sviluppo urbanistico del territorio, con una previsione di entrata annua intorno al milione di euro. La percentuale destinata alla parte corrente è del 48% in linea con lo scorso anno, quindi dato un ammontare variato negli anni di oneri di urbanizzazione, la quota di questo che viene applicata alla corrente rimane costante. La percentuale di questo rimane costante. A rendiconto ogni sede di assestamento di bilancio, poi gli scorsi anni finora è sempre stato possibile azzerare questa destinazione. Quindi a bilancio e preventivo si prevede che una quota di oneri vada sulla corrente, è assolutamente consentito, anzi, la norma lo prevede, però finora a consuntivo siamo sempre stati in condizione di rispostare gli oneri via dalla spesa corrente. L'indebitamento come abbiamo detto anche prima, mantiene il trend di riduzione. L'indebitamento complessivo tra Comune e Società Maranello Patrimonio alla fine del decennio 2010-2020 è calato del 48%, quindi è diminuito di 14 milioni. Tra il 2022 e il 2024 c'è una riduzione, sempre tra Comune e Maranello Patrimonio assieme, del 34%, di 4 milioni e 253 mila euro. Quindi la riduzione del debito residuo consolidato ha questa entità. Poi abbiamo le politiche di spesa. Passiamo ora alle politiche di spesa. I punti, le direttrici che abbiamo deciso che abbiamo seguito nell'elaborazione del bilancio preventivo. Adesso io chiaramente non entriamo in tutte le singole voci, ma vi è stato mandato il documento messo insieme, quindi avete modo anche di esaminare ogni singolo aspetto, no? Sia del lato delle entrate che abbiamo visto finora, sia del lato della spesa. Finanziare gli interventi necessari a garantire lo svolgimento in sicurezza dei servizi e gli interventi a sostegno delle famiglie e delle attività produttive. Cioè, questo era il primo delle direttrici che abbiamo individuato, cioè il tema della sicurezza e la salute delle famiglie. L'attuazione del programma delle assunzioni per i servizi essenziali con i posti vacanti, in modo che le dinamiche occupazionali del comune non influenzassero la qualità e l'entità dei servizi che vengono erogati, soprattutto in un momento di difficoltà. Proseguire con gli interventi di efficientamento della spesa e di razionalizzazione dei servizi. E un piano delle opere pubbliche del Comune della Maranello Patrimonio che abbia nell'autofinanziamento la priorità, compreso anche l'uso dell'avanzo di amministrazione, sempre dentro agli equilibri di bilancio, ovviamente. Sul tema della spesa corrente nell'anno 2022, al di là delle singole voci, insomma, la spesa corrente si riduce del 6,38% rispetto al 2021, anno in cui, a fronte di trasferimenti straordinari per gestire il Covid, sono stati stanziati dei corrispondenti importi per la gestione di interventi legati all'emergenza, contributo per agevolare la Tari,
il fondo di solidarietà alimentare per dare appunto spese e soldi per gli alimenti alle famiglie, i contributi a sostegno delle imprese che hanno avuto un calo del reddito del fatturato oltre una certa cifra. Le riduzioni più significative che vedete riguardano i trasferimenti correnti e a seguire i rimborsi delle poste correttive delle entrate. E nelle altre spese correnti del 2021 sono inclusi gli accantonamenti dei fondi Covid per il finanziamento dei servizi continuativi dell'anno 2022. Vediamo un attimo la famosa torta, quella che ci mostra in maniera evidente, insomma, la ripartizione per insiemi delle spese. 5.240.000 euro, cioè il 27% per i servizi istituzionali generali di gestione. Di fatto sono il 30% quasi delle risorse, il 17%, la voce verde, quella della scuola e del lavoro, e il 17%, 3.700.000 è ambiente, servizio, rifiuti. Qua c'è una parte che invece è una partita di giro, e il 14%, 3.030.000 servizi sociali e politiche per la famiglia, quindi i servizi alla persona, come vedete, cubano per una quantità di risorse importanti, quindi insomma è una fetta importante nel bilancio, quella che viene riservata a servizi di vario tipo, sociali, scuola, servizi al cittadino, eccetera. Ora sei tu? Ok, allora passo la parola all'architetto Chiara Ferrari. Grazie Sindaco, io passo alla disamina della programmazione degli investimenti. No, bene, bene. Anche la programmazione degli investimenti è uno dei documenti della nota di aggiornamento del DUP che viene approvato in fase di bilancio di previsione. Lo avete ricevuto nella nota di aggiornamento entro il 15 di novembre e lo trovate con la disamina di tutto il piano degli investimenti a partire da pagina 219, lo dico per i consiglieri. Uno degli elementi più interessanti per analizzare gli investimenti, quindi tutte le opere pubbliche che vengono realizzate dall'ente insieme agli eventuali altri acquisti e spese straordinarie di investimento, è quello di andare a guardare, lo vediamo da questa tabella, le fonti di finanziamento che vanno a finanziare questi investimenti. Se guardiamo l'ultima colonna, quella sul totale, vediamo che delle circa 8 milioni e 7 che sono gli investimenti totali che vengono realizzati nel triennio e sono previsti già sul nostro piano degli investimenti, sia per il comune che la Maranello Patrimonio, 3 milioni e 330 vengono da contributi di altri enti pubblici, quindi da contributi che il nostro ente, la nostra amministrazione è riuscita ad ottenere partecipando a bandi, e dopo li vedremo più in specifico. Quindi circa un 38% del totale viene da contributi che siamo riusciti a ottenere, insomma, presentando, candidando progetti meritevoli di attrarre tali contributi, e sommando le altre voci prevalenti, quindi oneri, alienazioni patrimoniali, alienazioni, azioni, diritti di superficie o altri proventi, vediamo che l'altra parte di finanziamenti, quindi l'altro grosso blocco, 37%, viene da autofinanziamento. Segno evidente che insomma il nostro ente comunque è ancora un ente molto attivo, capace di, dove ci sono dei privati che investono, insomma, che attrae oneri con un patrimonio di valore. Passiamo alla slide successiva. Gli investimenti 2022-2024, per quanto riguarda proprio il solo blocco delle opere pubbliche e manutenzioni straordinarie, è dato da circa 8 milioni e 6 di totale. 6,6 milioni sono gli investimenti che ruotano sul piano delle opere pubbliche del comune e 2 milioni sul piano delle opere pubbliche della Maranello Patrimonio. Andiamo alla slide successiva.
Sul territorio vediamo che nel triennio abbiamo, per quanto riguarda la manutenzione strade, i percorsi ciclopedonali, la segnaletica e tutte quelle manutenzioni che riguardano la viabilità, circa 325 mila euro, no, 240 mila euro ogni anno e per ogni annualità, quindi confermiamo lo stesso livello di manutenzione e a cui si vanno ad aggiungere quest'anno il progetto Bike Tour, che è un contributo che abbiamo ottenuto da pochi giorni per la realizzazione di una piattaforma d'osso, diciamo più o meno all'altezza sulla via Giardini, più o meno all'altezza del CONAD, insieme a un piccolo progetto di mobilità per migliorare i posteggi bici. Poi, altro, sempre sul blocco degli investimenti che riguardano il territorio, altro dato significativo è, e lo vediamo tutto nel 2022, questo 1.192.000 euro. Il Comune di Maranello, i nostri uffici, gli uffici proprio opere pubbliche, nell'agosto per la verità 2020, si sono candidati a un bando ministeriale che aveva come obiettivo la messa in sicurezza del territorio e gli efficientamenti energetici degli edifici e degli impianti. Con sorpresa, cosa che poi ci rende molto orgogliosi, il Comune di Maranello ha ottenuto il finanziamento per 12 progetti di messa in sicurezza. È il comune della provincia di Modena che in numero di interventi ha ottenuto il maggior numero di interventi. Due di questi sono nel 2021, li abbiamo di fatto già approvati, uno, quello corso diciamo via Santo Stefano, è in corso di esecuzione, e via Vandelli è da poco stato approvato in giunta. Tutti gli altri interventi, quindi gli altri 10 che vedremo nell'annualità 2022, sono confluiti nel PNRR. E qui, adesso ve ne cito solo qualcuno, ci sono ad esempio la messa in sicurezza, la realizzazione di una zona 30 nel centro abitato di Torre Maina, la messa in sicurezza e la realizzazione di una zona 30 nel centro abitato di Gorzano, il secondo stralcio di via Trebbo della via San Giovanni Evangelista, e poi ancora, ad esempio, il rifacimento, l'abbattimento delle barriere architettoniche nella parte di via Zozzi e così via. Quindi interventi molto sostanziali, vedete la cifra. Sempre da contributo è poi la candidatura, di cui però non sappiamo ancora l'esito, che è prevista nel 2023, riguarda la ciclopedonalità del centro di Maranello, cioè con questi 900.000 euro, anche questo è un bando di rigenerazione urbana di tipo ministeriale, il comune prova a ricucire tutti quei punti in cui manca la ciclopedonalità in sicurezza, andando quindi in un qualche modo a connettere, consentire la ciclopedonalità in sicurezza di tutto il centro abitato in maniera continua e sicura. Per quanto riguarda manutenzione, invece, illuminazione pubblica e riqualificazione impianti illuminazione, si confermano gli stessi investimenti delle annualità precedenti. Andiamo alla slide successiva. Altri investimenti sul verde pubblico, come vedete nel 2022 c'è una cifra più alta perché c'è in previsione la realizzazione di varie piantumazioni per il corridoio verde e altri investimenti. Manutenzioni straordinarie, attrezzature ludiche, abbiamo anche cercando con un segnale voluto mantenere la stessa quantità di investimenti che abbiamo fatto l'anno scorso, che già era molto più alta degli anni precedenti, perché è stato molto apprezzato la volontà di questa amministrazione di intervenire anche in piccoli parchi, magari satellite delle frazioni. Videosorveglianza, 20.000 euro di investimento all'anno, e attrezzature PM, vedete questo 55.000 euro nel 2022, che viene per 50.000 euro finanziato dai proventi del codice della strada, in quanto riteniamo, cosa che è stata molto apprezzata, lo abbiamo visto di recente,
vista la nuova normativa che lo consente, aumentare l'installazione di comunque velox o dissuasori che consentono a ridosso del centro urbano di limitare la velocità. Passiamo alla slide successiva, edilizia pubblica. Anche la maggior parte di questi interventi proviene da candidature a bandi. Nel 2022 la rifunzionalizzazione della casa del custode, ci siamo candidati sempre a quel bando di rigenerazione urbana per diciamo, la ristrutturazione edilizia, quindi l'adeguamento sismico e l'efficientamento di quell'edificio in via Cappella. Rifunzionalizzazione e ristrutturazione nel 2023 di quel cascinale presso gli orti, manutenzione straordinaria Acer, stesso investimento che negli altri anni, manutenzione straordinaria cimiteri, stessi investimenti che negli scorsi anni, negli anni precedenti intendo, manutenzione straordinaria immobili, qui ci sono una voce un po' onnicomprensiva, questi 165.000 euro, che mette insieme un po' tutte le varie manutenzioni che annualmente, e sono tantissime, vengono fatte sul nostro patrimonio immobiliare, e il progetto di riqualificazione della farmacia, 130.000 euro nel 2023, per un totale di 1.090.000 di investimenti sul patrimonio immobiliare. Scuola. Sulla scuola abbiamo le solite manutenzioni straordinarie, 20.000 euro annui per quanto riguarda gli interventi puntuali straordinari sugli edifici. Poi anche qui, sempre dallo stesso bando del PNRR, vi dicevo sono 12 progetti, 2 in corso, 10 saranno tutti attuati nel 2022, ci sono anche degli efficientamenti, c'è l'efficientamento delle scuole medie. Questi sono tra l'altro finanziamenti a copertura integrale dell'investimento, non prevedono un cofinanziamento, sono finanziamenti al 100%. L'efficientamento energetico delle scuole elementari rodari, che è sempre un contributo ma invece è cofinanziato, è previsto nel 2023 in quanto siamo in una graduatoria viene aggiornata annualmente. Sempre dal bando invece PNRR c'è l'efficientamento della materna di Gorzano, 100.000 euro, e poi la manutenzione straordinaria, quindi un adeguamento impiantistico, sempre dal bando PNRR, di 60.000 euro su il nido Coccinelle. Poi arredi e attrezzature, 7.000 euro annui, che è la stessa cifra che si conferma annualmente. Sport, l'investimento più grosso è sempre quello che riguarda lo sport, 2.787.000 nel triennio, dove abbiamo le manutenzioni straordinarie che facciamo nei vari impianti sportivi, alcuni efficientamenti energetici, questi 50.000 euro riguardano il rifacimento della centrale termica al campo di Maranello, al campo sportivo di Maranello da calcio, e poi abbiamo il primo stralcio, che è, vedete in questo 1.479.000 viene scritto col fondo pluriennale vincolato, quindi non rappresenta la totalità della spesa, ma riguarda la quota parte di investimenti che ricade sul 2022. E poi il terzo stralcio, dove 1.190.000, dove in questo 1.190.000 c'è parte delle spese di progettazione, nel senso che è contenuta anche la direzione lavori, e rappresenta la sala fitness. La sala fitness è un progetto in corso di redazione, è quello spazio, diciamo, che poi verrà illustrato magari in una commissione apposita sport, incastonato, già previsto tra il blocco delle piscine, il blocco degli spogliatoi del tennis attualmente in corso di costruzione, ed è rappresentata da 3 sale polivalenti, una destinata più agli attrezzi e 2 ampliabili per più di 200 metri quadri, quasi 300 metri quadri insieme, totali, di spazio per attività sportive, e in più tutta una serie di servizi, spogliatoi e quant'altro. Poi rimango a disposizione per eventuali dubbi. Grazie.
Grazie per la presentazione dei punti. Come è stato detto, questo è un primo appuntamento per la presentazione, per la discussione e per appunto iniziare a maneggiare quello che, lo si dice un po' tutti gli anni, è il provvedimento più complesso ma più importante dell'attività amministrativa. Quindi questa sera sono state messe un pochino le basi della discussione. Ha alzato la mano la dottoressa Venturelli, al quale ridò la parola. Sì, scusate, devo fare una rettifica alla data che ho dato prima per gli emendamenti, perché gli emendamenti devono essere presentati entro 10 giorni dalla data di approvazione del bilancio, ipotizzando il 21 e l'11. L'11 però è un sabato, che è un prefestivo. E il nostro regolamento di contabilità prevede che, appunto, nel caso in cui il termine per gli emendamenti sia o in giorno festivo o in giorno non lavorativo prefestivo, il termine sia posticipato al primo giorno lavorativo successivo alle ore 12. Pertanto, il termine per presentare gli emendamenti, l'ho scritto anche qua, insomma, nel verbale della commissione, è il 13/12/2021 alle ore 12. Mi sembrava giusto, corretto, perché il termine reale, insomma, è questo. Grazie. Grazie della precisazione, della puntualizzazione. Appunto, dicevo, questo è il primo passaggio. Ci sarà un'altra commissione, ci sarà ovviamente anche modo e maniera durante il Consiglio di ridiscutere il punto in maniera abbondante ed esaustiva, però ovviamente se già questa sera ci sono, dopo questa prima presentazione, ci sono necessità di interventi, di richieste, di chiarimenti, la parola ai commissari che vogliono appunto eventualmente chiedere qualcosa. Il sindaco arriva da l'assessore Ferrari, prego. Sì, volevo solo fare una precisazione, usufruendo della dottoressa che ci sta guardando nella slide, sul territorio che ho descritto io prima. Mi pare ci sia un errore, lo dico solo perché poi la commissione registrata, vado a memoria, però la dottoressa, che ha anche tutti i documenti del piano degli investimenti, la prima slide, quella denominata territorio, nella prima riga manutenzione strade, credo sia 240, e poi il progetto bike to work. Comunque, cioè, nel 2022 c'è un numero, secondo me, un po' più alto di quello che deve essere. Quindi magari poi... L'ho rettificata mentre parlavi, Chiara. Perfetto, ecco. Benissimo. Perché abbiamo fatto le rettifiche sul file Excel, ma non nella slide, quindi ho proprio già riportato mentre la illustravi i 2,40 e gli 85 invece nella riga sotto. Erano due voci sommate, quindi è più corretto leggerle così, lo dico solo perché se i consiglieri riguardano la presentazione, magari insomma non ci siano errori. Grazie. Non sembra che in ogni caso ci siano al momento osservazioni, dubbi o richieste di chiarimento. Che potranno eventualmente arrivare o nella prossima commissione o magari, ovviamente, le richieste di chiarimento sarebbe più opportuno farle in questa sede, mentre poi in consiglio provare a concentrarsi su quelli che sono gli interventi di valutazione di consiglio, per dare appunto possibilità alle commissioni di lavorare nella maniera più idonea possibile. Quindi questa è la sede per dubbi o comunque per
sviscerare le questioni più tecniche, mentre invece appunto in consiglio lasciare spazio a quella che è la parte più valutativa del nostro lavoro. In ogni caso, appunto, è perfettamente comprensibile il fatto che ci sia necessità di avere un po' di tempo per metabolizzare le informazioni ricevute questa sera, quindi se come sembra non ci sono osservazioni, possiamo dare per fatto anche per fatti per discussi i punti 2 e 3. Rimangono al solito le varie ed eventuali, nel caso ce ne fossero, da parte dei commissari. Non sembra che ci siano neanche varie ed eventuali, quindi ringraziando nuovamente sia per l'esposizione dei punti che per la partecipazione a questa commissione, rinnoviamo gli appuntamenti per le prossime commissioni preparatorie che ci saranno sul tema del bilancio, per poi arrivare alla presentazione e approvazione vera e propria del bilancio che ci sarà poco prima delle feste di Natale. Quindi grazie nuovamente a tutti e una buona serata. Arrivederci. Grazie. Arrivederci. Buonasera. Ciao a tutti. Bene. Monica?